una partita strana, una partita incredibile. Nel primo tempo siamo partiti benissimo, poi abbiamo sofferto molto, siamo tirati troppo indietro e poi nel secondo tempo ancora, insomma, una reazione importante. È così il calcio, perché Inter è una grande squadra. Magari se hai da dire qualcosa puoi stare. Così il calcio, perché Inter è una grande squadra e quando tu hai l'azione per fare gol, gli devi fare. Una partita difficile per noi, siamo riusciti a pareggiare. Secondo me, se pareggiavamo più presto potevamo vincerla anche, però va bene, siamo riusciti a vincere, però non abbiamo perso e questo è importante. Quando porti punti a casa è importante. Ci hai provato tante volte, un po' l'imprecisione, un po' la sfortuna ti hanno fermato. Tante volte, due. Beh, volte. Sono tante volte, dai. Sono tante volte, sì, dici? Dai. A Milano con l'Inter sono tante volte. Speriamo di arrivare questo gol sulle prossime partite, solo questo, cosa devo dire? La squadra ha preso questo che doveva prendere, non c'è bisogno di stare sul mio traversa, però va bene, l'ho detto prima, se facevamo il rigore o la mia traversa potevamo andare via anche con 3 punti, diciamo la sfortuna. Beh, sei cresciuto con la squadra, sei cresciuto molto durante la partita. Durante la partita sì, per me dopo l'infortunio era la prima partita che ho giocato titolare, era la prima partita nella stagione che ho fatto 90 minuti, è importante trovare ritmo, è importante aiutare la squadra, lo voglio fare, non solo per la squadra ma anche per me, per essere onesto. Ci sembrerà strano, ma ci piace più l'attaccante che la terzina. All'inizio sì, anche a me sembrava strano, però se questo serve la squadra, cosa devo fare? Non so, io sono contento che l'ho fatto bene. Ma come dici dei mandolini? Perché ti ho visto che continuavi a parlare con la panchina nel primo tempo. No, mister mi diceva quello che devo fare, poi io facevo le domande per essere più chiaro questo che voleva, basta, niente. Ecco, il mister ti tiene molto in considerazione, ma ti punzecchia anche molto, cioè vuole sempre qualcosa da te, perché sei un giocatore di talento, però magari forse qualche volta dimentichi di fare qualche metro, non so, che cosa ti dice Mandorlini? Niente, io sono un giocatore come gli altri nella squadra, niente, il mister vuole prendere da tutti il 100%, niente particolare. Si poteva vincere questa partita? Secondo me sì, se facevamo la mia traversa o il rigore potevamo vincerla. Solo questione di episodi secondo te, non magari di un atteggiamento? Sì. I dettagli. Senti, invece tu ti trovi meglio a centrocampo o giocare alto dove hai giocato oggi? Prima mi hai chiesto se ho fatto il terzino, ti ho detto che così questo che serve lo farò. Non è un problema di posizione? Va bene, c'è un ruolo che puoi fare meglio, c'è un ruolo che puoi dare altre cose, però io l'ho detto, io sono qua per aiutare la squadra e dopo dentro devo aiutare la squadra, io soprattutto dopo me, Lazaros.